due dei candidati sindaco, Ambrogio Molteni per l'UDC e Nicola Molteni per la Lega. In tutto sono 8 gli aspiranti alla poltrona di sindaco. Sport, ferma la Bennett, parliamo di cantocalcio e volley Cassa Rurale. Presentata al Teatro San Teodoro, la rassegna musicale e culinaria Canta come mangi. Buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento. Conosciamo meglio due dei candidati sindaco ufficializzati questa settimana, Ambrogio Molteni per l'UDC e Nicola Molteni per la Lega. Siamo qui al Parini, ci troviamo con Ambrogio Molteni, presidente della Libertas Cracantù, ma candidato anche sindaco. Sì. A Cantù è da tanto tempo che lo si dice, c'è bisogno di cambiamento, c'è bisogno di aria nuova. Nel concreto, l'UDC e quindi lei come candidato sindaco, cosa offrite ai canturini? Io mi sono andato a rivedere lo slogan che avevamo messo noi nella campagna elettorale del 2007, che diceva: la città è viva, ascoltiamo ciò che ci sta dicendo. Oggi, secondo me, la città ci sta dicendo che bisogna cambiare. Che bisogna cambiare, e questo cambiamento però deve essere supportato da idee, perché non è che uno cambia senza capire bene cosa vuole cambiare. Investire per la formazione dei ragazzi, investire per la creazione di una scuola di management per l'esportazione, investire per far capire che il mondo è un mondo oggi aperto, tutti siamo attori, non c'è più che la città è una roccaforte chiusa e gli altri arrivano. Oggi come oggi dobbiamo essere tutti attori attivi, quindi noi dobbiamo capire che chi va a governare Cantù, se vuole governare per il bene non vuole soltanto andare su per fare piani di speculazione, fare cose che poi alla fine trovano il tempo che trovano, rendono la nostra città sempre più brutta, la nostra città invivibile. Una città in cui non si è pensato una tangenziale per dirottare il traffico che passa ancora per il centro. Ho visto dei dati sull'inquinamento di Cantù con l'ossido di carbonio da far paura. Siamo praticamente una delle città più inquinate della provincia, e quindi praticamente il livello di vita della nostra città è peggiorato. Le chiedo un'ultimissima cosa, perché mi è venuto in mente parlando del traffico, del capolinea. È Piazza Garibaldi il fulcro e probabilmente il problema? Diciamo che Piazza Garibaldi, come tutte le piazze forse di tante città, e tutta questa parte è anche, io sarei per lasciarla fondamentalmente zona pedonale, vicino al centro è una piazza molto grande, potrebbe anche avere lì un suo spazio, però non so, io non, in questo senso bisognerebbe che mi confrontassi con chi più esperto di questi problemi. È importante comunque lasciare delle zone pedonali, perché reputo che la zona pedonale, come ho visto in tante città, è un bene. Benissimo, io la ringrazio, gentilissimo, del tempo che ci ha dedicato. Ci risentiremo più avanti. Arrivederci. Siamo con l'onorevole Nicola Molteni, candidato sindaco della Lega Nord per la città di Cantù. Anzitutto grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito. La prima cosa che ti chiedo, veramente, se vieni eletto lasci Roma? Sì, è la prima cosa che ho detto, e credo che sia la cosa più opportuna e più seria e più corretta nei confronti dei cittadini canturini. Io credo in questa sfida, credo e voglio rappresentare tutta la cittadinanza canturina. Per fare bene il sindaco non si possono fare altre attività, e quindi confermo che la prima cosa che farò da sindaco, appena eletto sindaco, sarà dimettermi da parlamentare. Come mai la scelta di scendere in campo a Cantù? È una scelta dettata dal cuore e dalla responsabilità. Credo che in questo particolare momento politico, di situazione politica, credo che fosse giusto che da deputato, io ho fatto consigliere comunale a Cantù quando avevo 20 anni, da commissario, da responsabile politico della Lega, credo che questa volta toccasse a me prendermi questa responsabilità, un impegno forte, un impegno importante, ma che prendo e che faccio con la passione, l'entusiasmo e l'energia assoluta, con quei valori che può avere un ragazzo di 36 anni che affronta una sfida impegnativa ma al tempo stesso molto gratificante. I capisaldi del tuo programma? Il programma elettorale lo stiamo scrivendo, sarà un programma elettorale in cui metteremo al centro Cantù,
Cantù con la propria storia, le proprie tradizioni, le proprie radici, la propria identità, un'identità che la rende importante e famosa nel mondo. La pallacanestro, il mobile, il merletto sono ciò che rendono Cantù differente rispetto a tutti gli altri, e l'individuo canturino, l'uomo. Solo l'uomo, solo l'individuo può rendere migliore questa città. Ci sono tantissime cose da fare, non bisogna presentare ai cittadini il libro dei sogni. Tutti siamo consapevoli che le risorse economiche a disposizione degli enti locali sono pochissime. Non toccheremo la pressione fiscale. Voglio ricordare che il comune di Cantù è uno dei comuni, non solo in provincia di Como, ma in Lombardia, con l'ICI, prima che venisse tolta e poi oggi reintrodotta dal governo Monti, più bassa. Non c'è l'addizionale IRPEF, le casse del comune sono casse assolutamente stabili, quindi non toccheremo la pressione fiscale e ci occuperemo soprattutto della quotidianità, delle piccole cose, la strada al marciapiede, le buche, l'asfaltatura, l'illuminazione, l'arredo urbano. Io credo che promettere mari e monti siano delle promesse irrealizzabili, e quindi io credo che bisognerà dare attenzione alle piccole cose. C'è grande attenzione ovviamente sul tema del palazzetto, che è uno dei temi principali, quindi attenzione alle piccole cose e al tema della sicurezza. Io credo che la Lega sia sempre contraddistinta per avere grandi attenzione al tema della sicurezza, che è una priorità necessaria assoluta dei nostri cittadini. Io credo che siamo gli unici che possono proporre delle soluzioni serie per poter avere più sicurezza sul nostro territorio. Immaginiamo per un attimo di essere a maggio, è terminato lo spoglio delle schede, è terminato anche il ballottaggio. Dove ti troviamo? A Roma o a Cantù? A Cantù. Noi lavoriamo perché si possa andare al ballottaggio. Siamo consapevoli delle difficoltà. Io credo che in questi 20 anni di amministrazioni leghiste, 10 in solitudine, 10 in compagnia col PDL, la città sia cambiata e sia cambiata in meglio. Sono state fatte tante cose positive, sono stati commessi anche degli errori. Io mi considero una persona umile, quando si sbaglia, anche se non ho sbagliato direttamente io, in quanto negli ultimi 10 anni non ho fatto parte dell'amministrazione, credo che però che quando si sbaglia la cosa migliore da fare è chiedere scuse per evitare di commettere gli errori. Ma complessivamente credo che i canturini possano ritenersi soddisfatti dello sviluppo e della crescita di Cantù in questi 20 anni. Ci sono ancora tante cose da fare, io ho intenzione di farle con grande entusiasmo. Lasciare Roma, io scelgo Cantù, uno dei nostri slogan è: io scelgo Cantù, io lascio Roma, ma lo faccio con lo stimolo e la voglia di cambiare la mia città. Fare il sindaco della propria città è la cosa più bella che ci possa essere, e quindi lo faccio non con rammarico, ma anzi con grande dinamismo, che poi è quello che ha un ragazzo di 36 anni. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, auguri, grazie mille, crepi ovviamente, e il lupo. Oltre ai candidati che abbiamo appena ascoltato, è stata ufficializzata la candidatura di Francesca Viganò, unica candidata di sesso femminile, che correrà per Sinistra Ecologica e Libertà. Ora riassumiamo il quadro completo. Alla fine, i candidati per la poltrona di sindaco per il comune di Cantù salgono a 8. Saranno Claudio Bizzozzero, Matteo Ferrari, Paolo Frigerio, Attilio Marcantonio, Ambrogio Molteni, Nicola Molteni, Antonio Pagani e Francesca Viganò. È il momento dello sport. Ben ritrovati con lo sport. Oggi parliamo di Cantù Calcio e volley maschile. Il campionato di basket si è fermato per lasciare spazio agli All-Star Game, al quale hanno partecipato Trinchieri, Mazzarino e Cermadini. Ma passiamo quindi al Cantù Calcio. Il Cantù purtroppo oggi ha perso in casa 3-0 con il Verbano, scivolando sempre più verso la retrocessione. Ma vediamo quindi i gol della partita. Non mai deciso.
a rischio retrocessione, per il volley maschile ci sono ancora buone speranze per rimanere in A2. Ma vediamo quindi le immagini della partita al Parini. Siamo qui con Andrea Galliani, sconfitta interna contro Segrate, però a mio parere primo set, secondo set dominato, il terzo equilibrato, poi c'è stato un calo forse anche fisico nel quarto set. Sì, il quarto set c'è stato un calo fisico, comunque abbiamo giocato alla pari i primi tre set e ci poteva stare un punticino almeno stasera. Abbiamo perso tanti punti quest'anno con partite del genere. Cioè, dispiace essere messi così male in classifica, però anche secondo me non la meritiamo la posizione che abbiamo, però i numeri parlano chiaro e si è là. In virtù delle altre partite, Cantù ha ancora speranze? Cioè, voi sicuramente ci credete, perché oggi abbiamo visto una squadra molto cattiva agonisticamente parlando. Sì, noi sappiamo che il tempo stringe, mancano 4 partite ormai e ce la vogliamo mettere tutta, come penso si sia visto in campo oggi. Alla fine non sono così tanto distanti, le altre squadre hanno delle gare difficili loro, quindi noi ci proviamo tutte le partite, vediamo cosa salta fuori. Perfetto, io ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo. Ciao, grazie. Con lo sport rilascio la linea a Maria Laura Fontana. La cooperativa Mondovisione ha presentato al Teatro San Teodoro la rassegna Canta come mangi. Vediamo di cosa si tratta. Allora, buongiorno, siamo qui con Antonio Silva, mentore e anfitrione di Canta come mangi. Antonio, vuoi dirci cos'è Canta come mangi? Innanzitutto complimenti, si vede che lei ha fatto studi classici, citato contemporaneamente anfitrione e mentore, meno male che non hai messo cose tipo Tiresia, vabbè. Canta come mangi, una vecchia idea, un vecchio sogno che diventa realtà, il sogno di una rassegna della canzone dialettale, alla scoperta o riscoperta di personaggi che hanno ridato dignità alla loro lingua. E poi ci siamo chiesti assieme, perché non ho fatto tutto io, ci sono dei bravissimi ragazzi che hanno lavorato, che poi lui vi citerà. Ci siamo chiesti che cosa caratterizza un popolo, un gruppo, una comunità. Beh, il modo di parlare, la lingua e il modo di mangiare. Ed ecco allora l'idea di abbinare la cucina popolare tradizionale alla canzone popolare dialettale. È chiaro. 23 marzo, la prima data del Nord, è un venerdì sera qui al Teatro San Teodoro di Cantù, via Corbetta 7, per chi non lo sapesse. Per prenotare il vostro biglietto, biglietti@teatrosanteodoro.it. Posso dire, dico i costi. No. Dopo il concerto c'è la cena. Esatto, cosa importantissima. Il 23 si suona e poi si canta. Quindi fino alle 10.30, 11 si suona e poi si mangia. Poi si sale, la cucina dello chef Romano Pirazzi ci offre i piatti tipici delle regioni che visitiamo con i cantanti. Romano quindi. Pirazzi, un grandissimo chef, come spesso succede, nemo profeta in patria, non conosciutissimo a Cantù, ma credetemi, secondo me è tra i migliori cuochi europei, Romano. Europei, va bene. Ce n'è uno migliore nell'Assia inferiore. Va bene, comunque, 23 marzo la prima data, 20 aprile la seconda, 11 maggio la terza, il sud. Venite a tutte e tre. Vediamo che tempo farà questa settimana. Buongiorno, buone notizie dal meteo. Questa settimana in tutto il nord Italia ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi e anche sulla nostra città ci sarà il sole per i prossimi 7 giorni. Il clima sarà mite, si avvicina la primavera e le temperature saranno comprese tra 15 gradi e 20 gradi le massime e le minime intorno ai 5 gradi. Non mi resta che salutarvi e augurarvi buona settimana. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Close enough to start a war. All that I have is on the floor.